Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione flash del sabato del nostro telegiornale. Partiamo subito come di consueto con la cronaca. La polizia ha denunciato due minorenni. Sono stati denunciati in stato di libertà un cittadino moldavo di anni 17 e un cittadino marocchino di anni 15, entrambi residenti nell'entroterra Urbinate, per il reato di furto aggravato in concorso fra loro. Il 21 febbraio scorso i due giovani, dopo essere entrati in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale di Urbino ed aver prelevato alcune maglie da un espositore, strappavano le placche e si indossavano gli indumenti sotto i loro. Le immagini registrate dell'impianto di videosorveglianza del negozio ha consentito di risalire all'identità dei due ragazzi, che venivano così denunciati in stato di libertà dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, e di recuperare la refurtiva. Allora, il parlamentare Roberto Fico a Fano, in una sala del Pino Bar gremita da almeno 250 persone, il presidente della commissione di vigilanza della RAI, Fico, ha iniziato a illustrare al pubblico la legge di riforma del CDA della RAI, presentata ieri stesso in Parlamento. Con lui sono stati presenti Rossella Acoto, candidata al Consiglio regionale, e Giovanni Maggi, candidato alla presidenza. Ed ora parliamo del Carnevale di Fano. Nella serata, all'insegna della fotografia, Tano D'Amico, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, insieme a Marcello Spalaventi, ha passato in rassegna alcune delle centinaia di foto del primo concorso fotografico nazionale del Carnevale di Fano, Riti, Costumi e Immaginario. Al concorso hanno partecipato oltre 50 fotografi che hanno inviato a Marcello Spalaventi, curatore dell'iniziativa, circa 800 scatti che nel pomeriggio di ieri sono stati valutati uno ad uno dalla giuria, che poi ha decretato il vincitore. Ad aggiudicarsi la prima posizione è stato Alessio Spadoni di Senigallia, con una foto che racconta, attraverso i colori e la mimica, uno dei gesti più classici del carnevale, il lancio dei coriandoli. E ora parliamo anche di alcune mostre che si tengono in questi giorni nella nostra provincia. Si inaugura oggi nei locali della ex chiesa San Michele, a cura dell'associazione Forbici, la mostra di una delle collezioni più prestigiose di bici d'epoca della zona. Saranno esposte una trentina di esemplari che vanno dal 1800 ai giorni nostri. In questa mostra abbiamo biciclette che vanno dalla fine dell'Ottocento fino a circa gli anni 50. E per la maggior parte sono biciclette da strada e da viaggio. Allora venivano definite le biciclette da viaggio quelle che si usavano nel quotidiano per il lavoro, per andare in giro in qualunque posto dove era necessario. E ovviamente le date sono le più disparate da quelle che ho detto, e ci sono biciclette di vario genere, comprese alcune militari e alcuni soggetti da corsa degli anni 15-20. La bicicletta 100 anni fa, come oggi, per andarci bisogna pedalare, questo è in dubbio. Quindi è un mezzo, insomma, che si presta alla mobilità urbana, come noi molto spesso sosteniamo e anzi cerchiamo di incentivare, e anche come scopo puramente così sportivo, ludico, di passatempo. Invito tutti i fanesi e anche non fanesi che sono qui di passaggio a Fano, di venire a visitare. E domani è l'8 marzo, la festa della donna. Tantissime le celebrazioni nel nostro territorio per commemorare questa data. L'Africa Chiama propone, invece della mimosa, di regalare qualcosa che lascerà il segno e che non andrà certamente dimenticato. In Africa ancora tante donne rischiano la vita durante il parto per mancanza di strutture adeguate e di personale medico. Sostenere il servizio di un'ostetricia significa garantire il diritto alla vita per le donne e per i loro bambini, con una donazione minima di 15 euro all'Africa Chiama. E a Pesaro invece si è pensato di intitolare un parco pubblico a partigiane femministe. Non c'è modo migliore di festeggiare l'8 marzo, dice Matteo Ricci, scoprendo la targa intitolata alle sorelle partigiane e fondatrice dell'UDI pesarese nell'area verde di Villa San Martino. E ancora un evento per questa giornata così importante, si intitola Identità violate e si inaugura
inaugura domani con una conferenza stampa dibattito alle ore 10.30 nei musei civici a Pesaro. Un tour di eventi, performance, letture ed esposizioni. Un modo nuovo di festeggiare l'8 marzo, un linguaggio delle arti per affermare un no deciso alla violenza sulle donne. Bene. E io mi fermo qui per questa edizione flash del TG Occhio alla Notizia. Tornerà naturalmente lunedì sera alle 20.30. Buona serata e buon weekend a tutti voi.